amministrative dell'11 giugno a Spezzano Piccolo e 30. La prefettura di Cosenza ha chiesto il parere del ministero, al momento procedure sospese. Prostituzione minorile a Bisignano, il presunto orco, un 80enne, finisce ai domiciliari, provvedimenti cautelari anche per due donne. L'ex direttore generale dell'ASP di Cosenza, Gianfranco Scarpelli, torna al lavoro, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Catanzaro, l'ex manager sul presunto elenco falsificato dei precari, documentazione in regione. Pizzeria vessata con continue richieste di denaro, pretendevano assunzioni e controllo dell'esercizio commerciale, arrestati a Reggio Calabria, forze dell'ordine trovano un arsenale. Giocolieri e performance artistica al Castello Svevo di Cosenza per il primo Festival delle Candele. Ultimi 90 minuti della stagione di Lega Pro, prima di play-out e play-off. Il Cosenza ospita il Foggia, promosso in B. Catanzaro e Vibonese inseguono le ultime speranze salvezza. La Regina festeggia la permanenza. Buonasera dalla redazione del TGTN. Dunque, in apertura la nascita del comune unico della Presila, Casali del Manco, a cui ha dato il via libera il Consiglio regionale nei giorni scorsi. Due dei comuni interessati alla fusione rientrano nella tornata delle amministrative in programma il prossimo 11 giugno. Sono Spezzano Piccolo e 30. Oggi il prefetto di Cosenza Gianfranco Tomau fa sapere di aver chiesto il parere al Ministero per l'indizione dei comizi. Sentiamo il nostro direttore Attilio Sabato. Casali del Manco al momento è un paese sospeso, nel senso che è lì, in virtù della legge regionale, a dire il vero un po' pasticciata. Ma non è ancora certo quando e come prenderà corpo e forma. Dentro il progetto c'è la rabbia di Spezzano Piccolo, i cui abitanti lamentano forzature e illegalità in quella che definiscono un'annessione d'ufficio non democratica e subita contro la volontà popolare. Ed ancora dentro questa storia ci sono i comuni di Trenta e lo stesso Spezzano Piccolo che si apprestano o si appresterebbero o dovrebbero apprestarsi a rinnovare i loro consigli comunali. Ebbene, anche questo è un rebus tutto ancora da risolvere. La prefettura di Cosenza, vista la complessità della vicenda, oltre che della novità rappresentata da questa fusione, si è vista costretta a chiedere al Ministero dell'Interno che cosa fare, e cioè indire le elezioni o nominare un commissario che prepari il terreno per la nascita del Comune Unico. Il prefetto Tomau è certo che entro martedì prossimo, al massimo, dal Ministero giungeranno indicazioni precise. C'è poi un altro problema a cui dare soluzione, rappresentato dal preannunciato ricorso che un gruppo di cittadini di Spezzano Piccolo presenteranno al TAR. Ora, ammesso che dal Ministero giungano indicazioni per lo stop alle elezioni nei due comuni interessati, che la Prefettura nomini il commissario prefettizio per l'iter che porterà alla nascita di Casali del Manco, e se poi il TAR dovesse dare ragione a Spezzano, come la mettiamo? Si riavvolgerà il nastro per far ricominciare il film? Ma... A Bisignano nel Cosentino adesso per una brutta storia di prostituzione minorile, il presunto orco, un 80enne, finisce domiciliari, provvedimenti cautelari anche per due donne. Ci racconta tutto nel servizio Gianluca Pasqua. Più si va a fondo, più emergono particolari agghiaccianti, legati ad una storia di prostituzione minorile andata in scena per diverso tempo a Bisignano. Gli inquirenti vanno avanti nelle indagini ed ecco che la vicenda si allarga, coinvolge altre persone, si arricchisce di elementi che delineano un contesto sempre più torbido. Se nel mese di marzo tre persone erano state arrestate per aver compiuto atti sessuali con due minori di 15 e 13 anni, dietro il pagamento di piccole somme di denaro o effettuando in cambio di cariche telefoniche, oggi i carabinieri della compagnia di Rende hanno eseguito a Bisignano tre misure cautelari nei confronti di un 80enne del luogo, posto agli arresti domiciliari, una 45enne e una 19enne cosentine, alle quali è stato imposto il divieto di dimora in Calabria. Ritenute responsabili dei reati di prostituzione minorile e organizzazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile. L'uomo è indagato al momento per aver compiuto atti sessuali con un minore dietro pagamento di piccole somme di denaro o per aver tentato di adescare successivamente nel tempo lo stesso ragazzino al fine di consumare con lui altri rapporti sessuali.
Gli inquirenti hanno individuato le responsabilità a carico di due donne bisignanesi che, approfittando delle precarie condizioni economiche dello stesso giovane, lo inducevano ad avere rapporti sessuali con l'anziano, acquisendo poi parte del profitto delle prestazioni sessuali. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Catanzaro Deborah Rizza e dal procuratore aggiunto Vincenzo Luberto, con la supervisione del procuratore capo Nicola Gratteri. Torna al lavoro l'ex direttore generale dell'ASP di Cosenza, Gianfranco Scarpelli. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Catanzaro. Oggi, in una nostra intervista, l'ex manager coinvolto nell'inchiesta sui presunti falsi precari assunti dall'azienda sanitaria nel 2014 precisa come tutta la documentazione sia stata inviata in regione. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per l'ex direttore generale dell'ASP di Cosenza Gianfranco Scarpelli nell'ambito dell'inchiesta sui presunti falsi precari assunti dall'ente all'indomani delle regionali del 2014. Oggi, commenta il neonatologo, è una bella giornata. È un momento di grande felicità e di soddisfazione dopo tanti mesi di attesa in cui abbiamo sempre avuto fiducia nella magistratura, consapevoli di non aver commesso alcun reato che veniva imputato di abuso di ufficio, su una problematica in cui io ho svolto un ruolo ma che dipendeva tutto dal Dipartimento Lavoro della Regione Calabria. Nell'ipotesi accusatoria, la falsificazione dell'elenco inviato a Catanzaro e sul quale Scarpelli precisa. Si tratta di un elenco che era depositato presso il Dipartimento Lavoro della Regione Calabria. Noi avevamo accolto come azienda le domande fatte da questi giovani disoccupati che chiedevano di ottenere una integrazione al reddito per persone disoccupate e che abbiamo trasmesso alla Regione. La Regione poi ha predisposto l'elenco, trasmesso a noi, chiedendo di utilizzare queste persone come LSU, non con alcun rapporto di lavoro. Si parla anche di falsi timbri. Questo è un problema che è venuto fuori a livello del Dipartimento Lavoro e che si andrà avanti negli accertamenti delle responsabilità. Sicuramente da parte mia l'unico atto formale che esiste è la convenzione sottoscritta tra l'ASP e la Regione Calabria, che è stata sottoscritta il 2 dicembre 2014. Io ero andato via già il 24 novembre 2014, quindi non avevo alcuna responsabilità. Oggi ci dice il medico che attualmente dirige il Dipartimento Materno Infantile dell'Annunziata, c'è priorità di tornare in reparto. Tornerò presto, penso che il tempo di che venga notificata il provvedimento all'azienda ospedaliera direttamente dal Tribunale di Catanzaro, io penso che lunedì dovrò rientrare obbligatoriamente. Notizia di cronaca che arriva da Paola, dove gli agenti del commissariato di polizia hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari a carico di un 34enne già noto alle forze dell'ordine. Nello scorso mese di marzo l'uomo si era reso responsabile di gravi lesioni personali e danni di un 80enne a seguito di una lite scaturita per motivi che riguardano i confini di una proprietà. L'anziano, finito in ospedale, aveva riportato lesioni giudicate guarite in 45 giorni. Pizzeria vessata da continue richieste di denaro a Reggio Calabria, 5 persone in manette, le forze dell'ordine hanno scoperto anche un arsenale. Sono stati 2 anni terribili per la famiglia Regina, che gestisce una pizzeria, scanditi da richieste di denaro e atti intimidatori. Prima 1.500 euro in unica soluzione, come contributo per il sostentamento dei detenuti. Poi 500 euro a settimana per un periodo e 300 in una seconda fase che si è protratta fino all'aprile scorso. Richieste estorsive e controllo totale dell'attività e della contabilità dell'esercizio commerciale attraverso l'inserimento nel personale, con le mansioni di cassiera, della moglie o della compagna e 2 elementi della banda di presunti estorsori. Non solo, dalla cassa si poteva prelevare denaro e agli amici era concesso di tutto, anche di consumare gratis. E se la famiglia provava a lamentarsi o a licenziare la cassiera di turno, ecco le minacce: stasera non coricatevi o vi ammazzo tutti e 3. Le aggressioni e le percosse. Negli ultimi giorni, a fine aprile, l'escalation di violenza, l'incendio della porta di emergenza del locale con i clienti all'interno e gli 11 colpi di pistola che hanno crivellato l'auto di famiglia parcheggiata davanti a casa.
sulla base delle dichiarazioni delle vittime, delle intercettazioni, delle immagini della videosorveglianza, polizia e carabinieri hanno fermato 4 persone, Gianfranco Musarella e i 3 fratelli Marra, Antonino, Giovanni e Alessandro, per estorsione, porto e detenzione illegale di armi, lesioni personali e danneggiamento mediante incendio, aggravati dalle modalità mafiose o per aver agevolato l'andrangheta. Durante le indagini è stato rinvenuto un arsenale nel quartiere di San Giovannello, è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione illegale di armi comuni e da guerra e relative munizioni, una donna, Pamela Domenica Barillà, compagna di Musarella. Oltre al Kalashnikov, alla pistola mitragliatrice Uzi, a 2 pistole semiautomatiche Beretta e le altre armi, sono state trovate varie divise di una ditta di vigilanza, passamontagna e guanti. Gli inquirenti, che attendono ora l'esito degli esami balistici, non escludono che il gruppo, oltre che alle estorsioni, fosse dedito anche ad altre azioni delittuose, come le rapine. Un 31enne marocchino attualmente domiciliato a Morano Calabro nel Cosentino è stato arrestato stamani dagli agenti del commissariato di Castrovillari che hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Trento. L'uomo era indagato appunto in Trentino per traffico di droga. Avevano trasformato il box di casa in una vera e propria serra per coltivare droga, ricreando un microclima ideale grazie all'installazione di apparecchiature elettriche, di ventilazione e l'utilizzo di materiali e fertilizzanti. 3 giovani incensurati sono stati arrestati e posti ai domiciliari della polizia di Rossano nel Cosentino. Si tratta di un 23enne e di 2 ventenni. Questa mattina gli agenti hanno fatto irruzione nel box rinvenendo tra l'altro 6 piante di marijuana, un vasetto con 48 grammi di semi essiccati della stessa sostanza e anche un diffusore di calore a lampada alogena. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Evacuato un intero edificio questa mattina nel Vibonese a causa di un incendio. Per portare in salvo alcune persone, i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono dovuti ricorrere all'utilizzo di un'autoscala. È successo in una frazione di Rombiolo. L'incendio è stato spento dopo diverse ore, impedendo così che le fiamme si propagassero agli edifici vicini. Ingenti i danni. È stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Cosenza un 59enne di Delianova che viaggiava sul treno Torino-Reggio Calabria. L'uomo, Giuseppe Zucco, era destinatario di un provvedimento di cattura in quanto condannato in via definitiva a 16 anni e 5 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale nei confronti di un minore, sentenza emessa dal Tribunale di Monza. 66 migranti sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera nelle acque antistanti Caulonia. L'imbarcazione è stata rimorchiata nel porto di Roccella Ionica nel Regino, dove i militari della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza hanno posto i sigilli. I migranti, dopo 84 ore di navigazione, sono in buone condizioni. Si tratta di 48 uomini, 7 donne e 11 bambini di nazionalità iraniana, irachena e pakistana. Delitto Lettieri, c'è un quarto indagato nell'ambito delle indagini sulla 42enne di Cirò Marina uccisa l'8 marzo scorso. Si tratta del figlio del reo confesso Salvatore Fuscaldo, ma è un atto dovuto in seguito alle ispezioni. In tanti hanno partecipato questa mattina a Rossano ad una manifestazione promossa a favore della sicurezza per sostenere i poliziotti del locale commissariato che è stato oggetto di pesanti tagli che recentemente hanno ridotto di molto il personale. Studenti, associazioni locali di categoria e istituzioni hanno aderito partecipando ad un corteo che si è snodato per le vie della città. Nel comizio finale gli organizzatori della manifestazione hanno anche auspicato che ci sia presto la fusione tra i comuni di Rossano e Corigliano che darebbe finalmente nuova linfa al territorio, costringendo anche le istituzioni a rafforzare il commissariato locale. La bimba è malata e chiede di incontrare il papà, che è detenuto in carcere, in un carcere lontano da casa. L'appello del Movimento Diritti Civili che riesce a realizzare il sogno della piccola. Sentiamo. Franco Corbelli si è visto accogliere un appello importante in favore di una bambina gravemente malata, una bambina calabrese che non può vedere il padre recluso in un carcere della Sardegna. Fortunatamente il direttore del carcere ha dato l'assenso e l'incontro ci sarà.
Sì, è una storia triste, ma c'è questo esito positivo, è un primo risultato importante. Una bambina purtroppo con un male brutto, un tumore al cervello, ma ci auguriamo che ci sia anche un miracolo in questo senso, che è la cosa più importante. Ebbene, non può certamente vedere il papà che è detenuto in un carcere dell'estremo nord della Sardegna, da qui l'appello che ho ricevuto da parte della mamma, l'immediato intervento, è che io ho cercato e ci sono riuscito di salvaguardare la privacy, ma la cosa bella è che il direttore del carcere della Sardegna, dove è recluso il papà di questa bambina, ha letto di questo mio appello, ha individuato che si trattava di quest'uomo, di questo calabrese, lo ha chiamato, ha contattato il DAP, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, ebbene è arrivato questo primo provvedimento. Il papà di questa bambina sta per rientrare in Calabria e per stare 5 giorni, questo è il permesso straordinario, accanto alla sua piccola. Io mi auguro che ci sia un ulteriore provvedimento e che ci sia un trasferimento in un carcere calabrese vicino casa, in modo che quest'uomo possa stare come suo diritto accanto alla sua bambina in questo momento per lei così doloroso. Un esempio per la politica di oggi, così è stato definito l'ex vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Quirino Ledda, ricordato in una manifestazione a Catanzaro. Per non dimenticare Quirino Ledda, il politico sardo calabrese, ex vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, storico dirigente dell'ex PC e di Federbraccianti, Ledda, che amava definirsi sardo di nascita e calabrese d'adozione, è stato ricordato nel corso di un incontro a Catanzaro. La commozione del figlio e il ricordo di chi lo addita come esempio di rigore in politica. Per me era tutto, non era un papà, era un consigliere, era tutto. L'iniziativa di oggi, anche quelle che insomma hanno deciso di fare in futuro, insomma spero che possano avere soprattutto questo obiettivo, perché lui ha lavorato per trasmettere e lasciare alle generazioni future, diciamo così, un mondo migliore. Lui ha fatto politica per servire la gente, dalle battaglie più importanti, diciamo così, storiche, alla ricostruzione delle case, diciamo così, a Nardo di Pace, alle battaglie su Fabrizia, alle battaglie insieme alle raccoglitrici di Ulivo, dove insomma si facevano trattative che duravano giornate per portare a casa un litro d'olio, a me raccontava. Ecco, io penso che tutte queste esperienze insomma possano essere appunto un punto di partenza, di riflessione, ma che naturalmente insomma debbano trovare spazio appunto soprattutto nelle future generazioni. Quirino ha lasciato, dalla mia prospettiva ovviamente, dalla prospettiva di LegaCoop, 2 messaggi importanti. Il primo è quello della necessità di fare cultura di cittadinanza, portare alla gente, diffondere la capacità di agire e reagire secondo il diritto. Ed è stata una lezione di vita, insomma, l'ha agito fino in fondo il diritto di cittadinanza anche quando ne ha pagato le conseguenze. E la seconda lezione è la lungimiranza. Quirino ha costruito un settore quando quel settore non c'era, le cooperative sociali. Senza le cooperative sociali oggi non ci sarebbe un pezzo di welfare. Ha investito quando è stata fatta la legge e ha lottato perché questa diventasse una realtà. Ha avuto una lungimiranza che oggi noi dobbiamo avere guardando le nostre esigenze, i nostri nuovi bisogni e le nuove possibilità che comunque ci vengono offerte dal contesto per come si è evoluto. A Cosenza adesso per parlare del Festival delle Candele. Ieri la prima serata dell'atteso Festival delle Candele, ideato da Svevo SRL e Piano B, è organizzato insieme all'Associazione Culturale Rigenerazione e all'Amministrazione Comunale di Cosenza. Un evento davvero originale che consiste nella celebrazione ufficiale della luce naturale delle candele. Numerose le attività artistico-culturali e le performance di spettacolo organizzate nel Castello Svevo, con giocolieri del fuoco, musicisti, pittori e video installazioni. Particolare attenzione è riservata all'osservazione delle stelle. Parte da un'idea di Svevo SRL e Piano B. Sono circa 5 mesi che lavoriamo su questo progetto, perché come potete vedere è un progetto molto complesso e difficile. Stasera sono più di 4.000 candele accese. È un evento pensato per far vedere anche la cornice del Castello Svevo anche in maniera differente, diciamo anche come era una volta, quindi che non si usavano sicuramente luci artificiali, ma venivano utilizzate luci emanate appunto dalla candela.
Si vedrà arte, musica, c'è un'area drink and food e experience, poi c'è un osservatorio astronomico e in più ci sarà un'area sulla meditazione. Tutta una serie di linee che abbiamo voluto inserire dal punto di vista artistico per dare più varietà all'evento e dare, appunto, lasciare un'emozione a chi viene a visitare il castello. Stasera il Festival delle Candele continua. Per l'occasione, a partire dalle ore 21 e fino a l'una di notte, l'Amaco assicurerà un servizio navetta. Lo sport calcio, la Lega Pro, il Cosenza ospite il Foggia promosso in B, Catanzaro e Vibonese inseguono le ultime speranze salvezza, mentre la Regina festeggia la permanenza. Gianluca Pasqua. Gli ultimi 90 minuti per chiudere in bellezza e decidere il proprio immediato futuro, il Cosenza sfida il Foggia, già approdato in Serie B, in un Marulla ormai distratto e si spera, pronto a riempirsi di nuovo per le gare dei play-off. Il risultato di domani può incidere, insieme agli altri che matureranno, sulla graduatoria e sugli incroci della post-season. In più, c'è da riscattare la prova di Messina. Quale miglior modo se non quello di affrontare a testa alta una delle formazioni più forti dei tre gironi? De Angelis alle prese con le scelte, tra l'esigenza di tutelare gli elementi insostituibili nello schiacchiere rosso-blu e quella di tenere tutti nella giusta considerazione, perché da qui in poi ognuno potrà dare il proprio contributo. Abbiamo la partita con il Foggia sappiamo che squadra è, forse la più forte di tutti e tre gironi, con il Venezia magari a livello qualitativo, e quindi prepararsi al meglio per i playoff non poteva esserci partita meglio di questa. La cosa che ci dà coraggio magari sono le prestazioni, perché a parte da quando è arrivato il mister, a parte forse due partite che ho ricordi, Siracusa, Fondi e oltre queste forse nessuna, cioè a livello di prestazioni abbiamo sempre fatto una buona partita. Poi, come troppe volte ci è successo quest'anno e dovremmo cercare di limitarlo al massimo, sono stati episodi a condannarci, perché a livello di fortuna penso veramente abbiamo un debito grande, però adesso quel che è stato, dobbiamo dimenticarci tutto, pensare solo esclusivamente ai playoff, perché come ho detto prima è un'occasione grandissima, anche se abbiamo, a seconda di tutti, magari soprattutto in città, pochissime possibilità di raggiungere il traguardo che sarebbe la Serie B, noi ce la dobbiamo mettere tutta. Tutti ci dobbiamo mettere qualcosa, perché anche se abbiamo solo 1% di possibilità, perché non provarci? Dai playoff ai playout, incubo ricorrente nella stagione del Catanzaro, che sta per materializzarsi, salvo sorprese, in questo caso bene accette. I giallorossi giocheranno sul campo del Fondi, che tra alti e bassi si gioca un posto per gli spareggi più prestigiosi. Simone Icardi non vuole pensare al peggio e punta al successo. Dobbiamo pensare non solo a noi, però l'importante intanto è andare a Fondi e cercare di fare tre punti, di raggiungere la vittoria, poi si vedrà. Finché non siamo matematicamente certi di fare i play-out, comunque ci crediamo. Psicologicamente siamo una squadra pronta ad arrivare fino in fondo, fino all'ultimo anche minuto della partita di Fondi e sperare di salvarci diretti. Diverso stato d'animo in casa vibonese, c'è soddisfazione per quanto si è fatto finora e la crescita è evidente. Campilongo spera che la gara con il Messina sia un'altra tappa del percorso positivo del rosso-blu e che serva anche per conquistare una posizione favorevole nella griglia play-out. Sono soddisfatto e sono contento di quello che abbiamo fatto. Di quello che abbiamo fatto, perché quando sono arrivato io era una situazione abbastanza difficile. Con l'aiuto di tutti, della società e principalmente poi dei calciatori di questa rosa, di questi ragazzi che abbiamo ottenuto adesso un risultato importante. Lo dobbiamo far diventare ancora di più impegnativo e importante, per una ragione che ci permette poi, se arriviamo quintultimi, di poter giocare il ritorno dei play-out in casa. Il Granillo, vestito a festa, sarà l'ultimo tratto della marcia della Regina. L'incontro con la Paganese è l'occasione per festeggiare la salvezza e dare la rivederci al pubblico, dopo una stagione sofferta ma chiusa ai migliori dei modi. Al termine della prima annata, dopo il ritorno dei professionisti, restano alcune certezze e qualche perplessità. C'è tempo per programmare il futuro e scegliere al meglio per ripartire con nuove ambizioni. E in chiusura le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Un caldo quasi estivo sta avvolgendo il nostro territorio in queste ore. Si tratta comunque di una breve parentesi. Da domani infatti correnti più fresche occidentali di origine atlantica sostituiranno gradualmente quelle calde subtropicali a partire dai settori tirrenici.
Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani tra la notte e il primo mattino possibili deboli piovaschi sulle aree tirreniche, specie del Cosentino. Nel corso della giornata i cieli si presenteranno parzialmente nuvolosi su gran parte della regione, senza fenomeni di rilievo. Ampie schiarite si faranno spazio su Vibonese e Regino. La temperatura sarà in diminuzione. Passiamo ora al comportamento di mari e venti. Domani venti moderati ovunque da maestrale. I mari risulteranno molto mosso il Tirreno, mosso lo Ionio. Localmente poco mosso sotto costa il settore Crotonese e Regino, riparati entrambi rispettivamente dalla Sila e dalla Spromonte. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. Il nostro giornale termina qui, grazie per l'attenzione e buona serata.